ragazzi, oggi non a suon di acuti, ma a suon di stile, sono due cantanti pop, Rihanna e Christina Aguilera. Abbiamo già visto l'esterno della casa di Rihanna, bellissima, a Beverly Hills, per il valore di 7 milioni di dollari, e stiamo andando a vedere l'esterno della casa della cantante, bravissima anche lei, Christina Aguilera. Anche lei abita a Beverly Hills, ha una casa che costa ben 11 milioni di dollari. Questa mi piace di più. Ti piace di più? Molto romantica, sì. Questo ingresso così, poi con questo colore, un rosa antico con il verde, questa beola per terra, questo portone di legno, non vi pare di essere in una fiaba quasi? Sì, sì. Le case di Beverly Hills, quelle inizio Novecento. Solo che un albero ci ha avuto l'incantesimo della strega e l'altro invece no, c'è un albero vivo e l'altro morto. Ma questi perché sono veri o sono un po' finti? Allora, dove l'albero? No, ma però, Daniela, sei troppo... Dove? Scusami. No, è l'ombra, Daniela. No, ha ragione, uno è più fiorito, l'altro no. Però quella pianta si chiama datura e ha un effetto stordente. Per cui se Christina Aguilera decidesse di, non so, scrivere i suoi testi sdraiata all'ombra della datura e non della natura, potrebbe complicarsi, insomma. L'importante è che non sia stonante, perché se no prende delle... Entrambe. Questa è fortissima, dai. Ecco, guarda che bello. Ecco, questo è sicuramente di ispirazione mediterranea, sì. Ha voluto ispirarsi un po'... a noi forse anche questo cotto per terra, piante di ogni genere diciamo un po' più chiusa perché probabilmente non ha la vista, ma però è bello anche vivere internamente, sì. Probabilmente sarà anche una questione di privacy, perché diversamente chissà, magari le piombano in casa da ogni dove, quindi sarà più inclusiva. Però ispirata a noi vuol dire che realmente una casa, mi sembra un po' Disney World come immagine, no? Un po' finta, sì, a me dà questa impressione. Sì, però a Beverly Hills vedo più delle cose moderne. Hai ragione, in effetti anch'io vedo più un po' quello che abbiamo visto prima, però direi di ma c'è anche la pagoda, c'è poi, tutto quello che si può immaginare. Esatto, brava Ambra, c'è anche un po' un'ispirazione Japanese, secondo me. Però c'è questo, cos'è, un laghetto con tanta vegetazione. Beh, è qualcosa di particolare, un po' in effetti Disney anche. Sì. Però abbiamo detto principessa. Premiamo il lato principessco, che ci piace tanto. No? A noi donne piace tanto il lato principessco. Cosa dite? Sì. A me piace. Diamo un punto. Sì. Darei il punto a Christina Aguilera. Vai, la nostra principessa. La nostra principessa. E adesso entriamo dove mai nessuno è potuto entrare, solo noi ragazze curiosone di The Real, dentro la casa di Rihanna. Ebbene, la casa di Rihanna bella. Non siamo entrato nessuno, non ci crediamo. Noi non di sicuro, no, neanche chi ci guarda da casa. Noi non di sicuro, ma chissà, magari un domani chi ci invita, probabilmente potrebbe anche invitarci. Beh, rispecchia sicuramente l'esterno, qui si intravede anche il gusto, secondo me, di un bravo architetto, anche perché, come sempre accade in questi splendidi esercizi di stile degli architetti, c'è un po' meno la personalità di chi la abita. Però la trovo molto molto bella, anche perché ha delle linee pulite, essenziali, dei bellissimi quadri, piuttosto pop, per cui no, a me piace molto. Molto. Voi cosa ne dite, ragazzi? Tantissimo. Tantissimo. E poi comunque pulita, bianca, con queste vetrate che sono loro stesse un elemento, secondo me, completano l'arredamento, questa... zona pranzo con una passerella, quella bello, che è sopra, sì, bellissima. Puoi sfilare avanti e indietro. Quadri molto belli. Devo dire che Rihanna riceve, ragazze, riceve. E anche lei, come tutte le star che vivono da quelle parti, al camino. Perché io continuo... È un accessorio, facciamocene una ragione. E io non riesco non a fare una per ragione. Per Instagram. Business, sta cosa del camino, no? Io la trovo pazzesca, non riesco a capacitarmi. Ma perché non andiamo a fare un business lì a vendere camini? Sì, sì, la legna andiamo dei camini. Andiamo a vendere la legna. Esatto. No, però non questa... serve, ti serve soltanto per Instagram, per dire che ti sei messa con il rapper di turno. Una volta che hai pubblicato la foto, mica ti serve la legna davvero, faranno 25 gradi lì. Sì, esatto, quello. L'aria condizionata e camino. E camino, bacio,
sposti e via, lo spegni. Io ieri l'ho acceso il camino a casa, ragazzi, fa sempre atmosfera. L'hai messa su Instagram? No. E che spreco! Spreco! Scusa. Andiamo poi avanti, vedi, perché a casa di Rihanna c'è anche una sala cinema. Ah, beh. Che dire, qui certo, a parte Brad Pitt. No, i quadri non li capisco, perché? Saranno amici. I quadri perché saranno degli amici e probabilmente, perché no, scusami, è comunque una stanza, perché i quadri io li metterei dappertutto, anche in bagno. Sì, ma perché con i volti di due attori? Vabbè, perché è la sala cinema, magari no? Magari sono i vicini di casa. Potrebbe essere. E poi chi ti dice, brava, Filippa, che non siano i vicini di casa e che comunque non siano amici no, della padrona di casa. Ma lei li cambia in base al film, quello era un film con quel film è Millionaire, perché si vede. Ma no, poi dopo c'è il film con Robert De Niro e attacca Robert De Niro. È come se fosse la locandina del cinema. Non mi entusiasma questa sala cinema blu. No, beh, però sai, il blu serve perché, come sappiamo, non deve essere tutto bello scuro per vedere meglio il film. Andiamo avanti. Entriamo in casa dell'Aguilera. Innanzitutto riesce a fare due tendaggi già molto ricchi di tessuto importante di colori diversi. Ma non solo, vorrei parlare di questo lampadario che è oltretutto, non si capisce, anche delle cose di cristallo, pendenti di cristallo. Oltre alla sua struttura che è già piuttosto opulenta, ci ha attaccato anche dei cristalli, quindi è qualcosa di, per quanto mi riguarda, impensabile. E qui invece abbiamo qualcosa, perché abbiamo capito che il Giappone è di ispirazione per l'Aguilera. Sì. Abbiamo capito che le piace, per cui abbiamo dei pezzi qua e là che ce lo richiamano. Qui abbiamo ispirazione giapponese che imperversa, sedie, eccetera. Poi abbiamo... Ragazzi, secondo me già dalle piante fuori dovevamo intuire. Hai ragione, ci siamo fatti prendere dal lato principale. Ma che cos'è quel cavallo? L'ha lasciato lì il principe, cos'è? No, il cavallo probabilmente è di una giostra. È di una vecchia giostra. Capito subito, ve lo dico. Ma scusami, ha un senso, nell'ambito appunto della storia della principessa, ha un senso il cavallo, no? Ha un senso, sì, ragazze, fidatevi della giostrina. Quello che invece su cui vorrei che voi poneste attenzione è lo specchio. È uno specchio indiano. Perché è uno specchio che, dunque, con una cornice che non so più neanche da che parte incomincia. Indecifrabile. Indecifrabile lo stile, sicuramente molto importante. E vogliamo parlare della carta da parati e del bordo che d'oro, cos'è? Forse no, un colore? Forse no, non vogliamo parlare. Ecco, adesso guardate i flipper, poi messi così uno dietro l'altro, un altro camino. No, ragazzi, qui veramente i camini si sprecano. Con tutte quelle camere. No, guarda in alto, che cos'è? È una sala giochi. È specchio, tipo quella un po' con dei quadri, insomma, per dare enfasi quindi al soffitto, i tendaggi che sono straordinari. Direi che la cosa più semplice, perché guardate anche il tappeto, la cosa più semplice è il divano. Sì. Ecco, che mi toglie, male. Poi non si capisce il colore, perché abbinato con un soffitto verde, perché quello, non so, è un grigio blu, nevi, non si capisce. Però c'è un fucsia all'interno della libreria. C'è un mix match di colori che cozzano un po' tra di loro. È riuscita a sbagliare scientificamente tutto. Ma forse si è mangiata quei fiori. Lui e l'architetto, come si chiamavano i fiori del giardino? Di datura. Li ha mangiati sicuro. Lei e l'architetto li hanno mangiati sicuro. A chi vogliamo dare il voto? Beh, direi Arianna. Vince Arianna Gimperni. Thank you.